La fine di una storia d'amore che in qualche modo si intreccia con un'Italia brutale, corrotta e disperata. Loro due cambia marcia e si concentra sulla fine del matrimonio di Silvio Berlusconi con la moglie Veronica Lario. Il dialogo rivelatore tra i due è uno dei momenti più emozionanti del film. Il destino di un piazzista diventato presidente del Consiglio, sono parole della pellicola, la sua voglia di piacere all'intera Italia, si traducono alla fine nel confronto tra un uomo e una donna con cui chiunque si può identificare. Se diciamo che questo è un film sulla solitudine, che tra l'altro mi sembra uno dei tratti del tuo cinema, ma io ce l'ho trovata tanto dentro questa storia, diciamo una cosa giusta o una cosa sbagliata? La dimensione della solitudine è qualcosa che noi forse difficilmente associamo a un personaggio come Silvio Berlusconi, invece secondo me esiste. Sono i personaggi che hanno tante debolezze, la paura della solitudine è una di quelle. E nel mio caso Kira è una donna che è in qualche modo arrivata in quel mondo lì ad avere un certo potere, però il sentimento che la guida è l'amore verso un uomo che in qualche modo anche per lei è irraggiungibile. Silvio, ma non hai capito perché sono tornata? Sono tornata solo per dirti che chiudo il sipario della mia vita coniugale con te. Una delle sequenze più belle di questa seconda parte è questo dialogo tra lui e Veronica Lario, che comunque è il dialogo forse in cui si può riconoscere chiunque a una storia che finisce, no? Penso proprio di sì, infatti ci tenevo molto che il dialogo finisse, che il litigio finisse in cucina, proprio per riportarlo a qualcosa che conosciamo tutti, cioè di solito i litigi finiscono in cucina, o cominciano e terminano in cucina o comunque finiscono in una cucina. E comunque è il momento della verità, no? Perché ognuno dice quello che pensa. Sì, però i litigi non sono solo il momento della verità, sono anche il momento in cui si crede di dire delle verità e invece poi si va oltre. Tant'è vero che quando ci si riappacifica la prima cosa che si dice è: non volevo dire quello che ho detto, scusami, ero nervoso. Una grande litigata, più che una un litigata. Dialogo. Litigata. Proprio una sfuria. No? Beh, insomma, una grande litigata dove si dicono un po' tutto, dove succede a volte che le mogli sono capaci di snidare i mariti. Ma dov'è che vai? Come dov'è? All'isola dei famosi. Con due valigie. Ma lì non si può portare neanche lo spazzolino. Questa è la potenza del cinema di Sorrentino, un po' tutto. Lui sempre ci getta nel mare degli interrogativi, no? Racconta dei personaggi, dei film, delle immagini, dei simboli, degli archetipi che ci riguardano un po' tutti, e se ti è rimasto un briciolo di intelligenza emotiva ancora in atto e viva, non puoi che farti qualche domanda. Paolo, non avrebbe senso un museo su di me? Non ancora, dottore. Sei tu, Dio. Loro due è un film sulla solitudine, per nulla compiacente nei confronti di Berlusconi, ma si concentra anche sulle macerie di un'Italia ben espresse dal terremoto dell'Aquila. Alla fine, dopo l'amore e l'odio, dopo tanta solitudine umana ed esistenziale, quello che restano sono le persone. Diciamo, la vogliamo chiamare una tenerezza, una pietas, come la vogliamo chiamare, no? Certo. Cioè, comunque, ce l'abbiamo dentro, no? Malgrado tutto quello. Sì, abbiamo bisogno di un terremoto per farla venire fuori, però. Sì. E comunque l'umanità è la cosa più importante, certamente è la cosa... Bisognerebbe riuscire, insomma, a ricordarsela anche non solo nei momenti di emergenza. Poi alla fine è un film. Ecco, guarda, mi hai tolto proprio dalla bocca l'ultima domanda. Quindi alla fine è un film e basta? O c'è qualcosa in più? Siamo sicuri? Beh, si spera che dentro un film, sempre, anche quando vediamo un film di puro intrattenimento, speriamo sempre che ci sia qualcosa, una frase, qualcosa che ci possa essere utile per il nostro bagaglio. Però in prima battuta è un film, è un'opera di finzione, e tutto quello che c'è lì dentro è finto anche quando ripercorre delle cose che conosciamo. E poi ognuno fa il film suo per fare il suo racconto, e poi si spera che in quel racconto qualcuno ci possa trovare qualcosa.